La coprofagia o l'ingestione delle proprie feci o di altri animali da parte del cane è un comportamento comune nei cani, così come in altre specie, ma nonostante tutto crea un certo disagio nelle persone. Inoltre, se il cane mangia le feci, potrebbe essere esposto a vari problemi di salute, che possono favorire la comparsa di batteri o parassiti nell'intestino, tra molti altri problemi. Non è solo un comportamento che non ci piace, quindi, ma è anche pericoloso per la sua salute. Scopri in questo nuovo video di Animalpedia perché il cane mangia la cacca e cosa fare per risolvere la situazione. Per determinare la causa di questo comportamento, bisogna tenere conto di alcuni fattori, quali l'età del cane, le sue condizioni di salute e il suo benessere psicologico, quanto tempo passa da solo e il momento preciso in cui ingerisce le feci. Se lo fa in tua assenza, potrebbe essere utile lasciare una telecamera accesa per vedere cosa fa. Di seguito ti spieghiamo le 10 cause più comuni. Cuccioli che mangiano le feci. Si tratta di una fase in cui esplorano e conoscono ciò che li circonda, persino mangiando le feci. È importante tenere pulito l'ambiente in cui il cane vive e non punirlo, poiché di solito è un comportamento che se ne va con il tempo. Cagnolina che mangia gli escrementi dei cuccioli. Ancora una volta si tratta di un comportamento normale. Le femmine che allattano ingeriscono le feci dei loro cuccioli per mantenere pulita la cuccia e non è un comportamento da evitare. Puoi aiutarla a tenere pulita la cuccia, ma per il resto lascia che manifesti questo comportamento, altrimenti potrebbe soffrire di stress. Malattie e problemi di salute. Alcune patologie possono indurre i cani adulti a ingerire le proprie feci o quelle di altri animali. Il comportamento può essere causato dalla sindrome da malassorbimento intestinale o dall'insufficienza pancreatica esocrina, per esempio. Prima di ricondurre tale comportamento a un problema comportamentale, è bene scartare le cause organiche, portandolo a fare una visita dal veterinario. Attirare l'attenzione. La mancanza di attenzioni, momenti di gioco e affetto da parte dei proprietari può portare il cane a mangiare la cacca, con l'unico obiettivo di attirare l'attenzione, anche se implica una punizione successiva. Assenza di stimoli e solitudine. Un cane non dovrebbe passare più di 6-8 ore da solo e inoltre ha bisogno di fare passeggiate, esercizio fisico, annusare, giocare con i suoi simili, essere coccolato, eccetera. Altrimenti inizierà a soffrire di problemi comportamentali come l'ingestione di feci. Sgridate e punizioni. Se si punisce regolarmente il cane quando fa la cacca in casa o se gli avvicini il muso alle feci rimproverandolo, potrebbe mangiarle per evitare di essere sgridato. Si tratta di una situazione molto negativa per il cane, che inoltre indebolisce il nostro legame con lui. Evita di punirlo in queste situazioni. Stress e ansia. L'ansia e lo stress spesso portano a vari problemi comportamentali, tra cui la coprofagia, cani che mangiano feci di altri animali. Può capitare che i cani ingeriscano le feci di altri animali come gatti, conigli, topi o cavalli, tra molti altri. Per loro, le feci degli altri individui possono essere particolarmente appetitose e saporite. Tuttavia, mentre le feci dei cavalli non causano problemi di digestione, le feci di gatto possono essere dannose, perché possono trasmettergli diverse patologie e parassiti. Scarsa igiene in casa. Se il tuo cane è particolarmente pulito, può decidere di mangiare le sue stesse feci per evitare che il suo habitat si sporchi. Lo porti a spasso quanto necessario? Se pensandoci bene la risposta è no, modificare tali abitudini per evitare situazioni sgradevoli sarà opportuno. Altri problemi. Ci sono molti problemi che direttamente o indirettamente possono portare il cane a ingerire le feci. Per questo motivo, se non hai identificato la causa del comportamento nel cane, portalo dal veterinario. Di seguito ti offriamo una lista con informazioni utili che possono aiutarti a risolvere questo problema e a fare in modo che il cane smetta di comportarsi così. Evita che il cane mangi tenendolo sempre sotto controllo. Pulisci casa con prodotti enzimatici e insegna al cane a urinare e defecare fuori casa. Ricorda che è un comportamento che si autorinforza. Quindi, quando il cane mangia le feci, si autoricompensa. Più feci mangia, più la situazione peggiora. Controlla la dieta del tuo cane per assicurarti che sia di qualità e portalo regolarmente dal veterinario per controllare che sia sempre sano e in forma. Fai più passeggiate, esercizi e attività con il cane per farlo distrarre e divertire. Se è felice, sarà più facile risolvere la situazione. Evita punizioni e castighi in modo che non ci sia un'associazione sbagliata. Meglio allontanarlo dalla zona e pulire a fondo con prodotti enzimatici. Tieni la casa pulita e controlla che non mangi cacca per strada durante la passeggiata. Premialo con pezzetti di ananas e zucchine, in modo che il sapore degli escrementi cambi e smetta di mangiarli. Arricchisci la zona in cui vive in casa,
lasciandogli a disposizione giochi come il Kong, palline, cose da mordere, peluche, eccetera. Distribuisci la dose di cibo giornaliera in diversi pasti, in modo tale che si senta più sazio più a lungo. Se non ha la sensazione di fame, sarà meno probabile che ricorra alla coprofagia. Anche il tuo cane mangia le feci? Alvera ricorda. Cerca di evitare questo comportamento a tutti i costi dedicando tempo al tuo amico a quattro zampe e rivolgiti al veterinario o a un educatore cinofilo se non riesci a trovare una soluzione. Raccontaci la tua esperienza nei commenti, metti like se ti è piaciuto il video e iscriviti al canale per non perderti nessuno dei nostri video. Alla prossima!